Fantastomondico, come andiamo? Nel nostro stile più classico, con il cellulare appoggiato. Così, facciamo un videino di introduzione a quello che state per guardare, no? Prendetemi come il sindaco, l'assessore, scassapalle che prima degli spettacoli vi fanno perdere il minor tempo possibile. Poi in realtà sono tre quarti d'ora. Ringraziare tutti gli sponsor, il teatro e questi e quelli. Allora, cazzate a parte, un'introduzioncina, cosa stiamo per guardare? Qualcosa di forte nasce come atto unico da me scritto nel 2011. Un gioco che qualcuno legge anni dopo e dice: ma perché non ci aggiungi un prologo e un epilogo? E magari li allarghi, li fai diventare un primo e un terzo atto. E viene fuori una prima versione di un testo che poi ho dato un giorno da leggere, così volevo solo che mi dicesse il suo parere alla mia amica Giulia, anni dopo, ecco, anni dopo, nel 2000, tardo 2016, poi lo spettacolo abbiamo fatto nel 2017. Quell'esperimento piace molto alla mia amica, che è un'attrice, una regista, e mi dice: facciamolo, mettiamo su una compagnia. Mi trovavo a Roma, era il primo dei miei due periodi giù a lavorare nel doppiaggio, e insomma insieme fondiamo la BAM, Brigata Antipatica Montebello, Montebello da via Montebello, dove abitava la Giulia. Ci siamo divertiti tantissimo, la compagnia è fatta di tutte persone simpatiche, divertenti, del cuore, che diventano subito pezzi dell'anima e danno vita in maniera incredibile, magica, a questi personaggi che prima erano delle maschere nella mia testa. È un'esperienza sulla quale non so cos'altro dirvi perché per me è stata speciale. Come tutte le grandi esperienze, è indescrivibile. Io vi posso solo dare questo piccolo documento, questa ripresa dell'unica rappresentazione che abbiamo fatto. Non siamo stati in grado di farne altre, un po' per impegni di ciascuno, un po' perché comunque non costa poco mettere in scena uno spettacolo, ma ecco, quella volta che ci siamo riusciti è venuto fuori qualcosa di particolare. Io, qualcosa di forte, anzi, ho deciso per questa uscita di mettere il video in bianco e nero e di aggiungere qualche effetto sonoro in più per creare come un senso di sceneggiato, come un vecchio sceneggiato televisivo, non lo so, mi dava quest'idea qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero che vi piacerà. Concludo ringraziando ancora tutta la compagnia, non solo per aver partecipato quella volta, ma anche per avermi dato il permesso di pubblicare il video. Insomma, sono andato da ciascuno a chiederlo perché ho ritrovato questo video in mezzo a un archivio, una memoria esterna del computer. Ho detto: cavolo, non ci abbiamo mai fatto niente, perché non pubblicarlo? Perché non regalarlo a tutti qui sul Fantastomondico? E ciascuno di loro ha detto di sì. E quindi grazie. Grazie per questa concessione, grazie per la bella esperienza che è stata, che speriamo, magari, chi lo sa, di avere occasione di ripetere presto o tardi. Nel frattempo, Fantastomondico, buona visione. Ciao. Buonasera, signore e signori.
Come da tradizione vi chiediamo di impostare il cellulare in modalità silenziosa. La compagnia ci tiene inoltre ad assicurarvi che lo spessore intellettuale di questo spettacolo è praticamente nullo, quindi possono rimanere anche gli stupidi. Spettacolo grandioso che si è perso ieri sera, ma un po' di quello forte? Magari. Prego. Anche lei deve conoscere il grande Mago Arguancelli. Grazie a lui che non dovrò mai andare al fronte e non lavorerò mai, non invecchierò, posso disporre di tutto il tempo che voglio, sa? Sì. Filmato, ci sono diverse teorie secondo le quali si può conoscere moltissimo di un uomo solamente osservandolo, sa? Ma io non ho dubbi, egli è un grande mago. No, voglio dire che, sì, senza considerare il suo attuale aspetto indecente, solamente per il colore dei calzini che lei porta, sarei obbligato, secondo queste teorie, a considerarla per il ritardato che è. Giusto? Eppure non cesso di sperare nel barlume di speranza che alberga in tutti noi. Non mi sfotta, Olgada, è come diceva lei, quel suo grande spettacolo, si ricorda? L'insufficiente spazio scenico della vita obbliga a recitare una piccola parte a coloro che dovrebbero occuparlo per tutto lo spettacolo, mentre altri dimostrano di essere nati per vivere da comparse. Sì, sì, ricordo quel monologo. Da tutto tondo, ne spa? Sì. Ma alla fine si fa tutti come quel greco che scambiò una mucca per sua figlia. Io? No, sono sicuro che fosse quel greco! Sì, e sua figlia era io. Pippo ha bevuto già di prima mattina. No, filmato, voglio dire che Diana con la faccenda non c'entrava nulla. Il giove a trasformare la ragazza in una giovenca per nasconderla dalla moglie, ricorda? Sì. No, e comunque? Ne ha un altro po' di quello forte? No, temo di doverne rubare dell'altro. Ah, si è messo anche a rubare. Pippo! Lo sa che sono al verde. Ma certo che al verde, con tutto il vino su puttanturno. No, è solo per Otla che vado al bordello. Otla, filmato, ci vuole un elenco per ricordarsi i nomi delle prostitute che si scopa. Se qua sono pure strani, che cosa vuole che mi ricordi? Andiamo. Oh, questa volta è diverso, io l'amo. E grazie al Mago Arguncelli. Giusto, il Mago Arguncelli, sì. Dimenticavo di aggiungere lui alle persone che l'hanno condotta sull'astrico. Ehi, mostri rispetto, Egli è un grande mago. Rispetto, filmato? Io non rispetto, io tollero. Rispetto ormai è una parola abusata. Comunque, stavo giusto pensando di andare da lui. Pensava? Perché non riceve il suo appuntamento un personaggio così importante? Appuntamento? E perché ha tempo da perdere? Chi concepisce il tempo? Vuol dire che ne è schiavo. Mi segue? No. Non è mai troppo tardi, dai. Andiamo. Firmato Tettamanzi, il do di petto dell'imbecillità. Penserete che è un nome strano, e avete ragione. Dovete sapere che durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni genitori ignoranti, però con la fortuna di possedere una radio, credevano che firmato fosse il nome di Pietro Badoglio.
Ora, molti di voi si staranno chiedendo perché questo spettacolo è ambientato in un'epoca assai precedente a certi ridicoli episodi. Come ve lo chiedete voi, lo sto chiedendo anch'io. Andiamo! Filmato, io mi ostino a contrariarlo. Faccia pure, sono un diamante io. Ma quindi, pensi che ha brillato in carriera militare che lei potrebbe avere grazie ai suoi parenti, pensi al Palazzo Piacentini, al Pioppa, alla collezione del Caraffa, il Cipa Barozzi, firmato. Filmato! Filmato! Da quanto tempo è che sta risentando la leva? Quando? Se continua così la resteranno, filmato! Pippo, mio caro, tembroso, Pippo, gara! Quando saremo dal mago a Poncelli, vedrà con i suoi occhi! Va bene, andiamo. Chi disturba le meditazioni del saggio Arboncelli? Sono arrivato dentro avanzi! Ah, amico! Arrivo, figliolo, arrivo! Entri pure! C'è un mio amico? Sì, sì, faccia entrare anche quel suo amico con la faccia da maniaco. Buongiorno! Oh, per carità, Pippo, la buona educazione! Ah, non sia così severo col suo amico, firmato. Non vogliamo pretendere che possa conoscere da sé il grande segreto! Il grande segreto? Il grande segreto, sì, sì. Piacere, io sono... Io sono il grande mago Arboncelli! Ah, sì? E io sono il grande attore Filippo Maria Giuseppe Urgada! Al suo amico manca di certo qualche venerdì, eh? No, 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 maestro, è che lei soffre della peggiore forma di cecità, quella del cuore. Ah, sì. E dunque lei, mago, viaggia nel tempo, giusto? Non esattamente. Ma chi ci dice che non lo potrò fare prima o poi? Chi ci dice che qualcuno non abbia già viaggiato nel tempo? Qualcuno potrebbe aver viaggiato fino al Medioevo e si è fatto la figlia del fornaio e quindi noi siamo nati. O ha gettato un vaso di fiori in testa a un giudice. Beh, intere generazioni potrebbero essere il frutto di un atto vandalico. Non sono in molti tra i miei colleghi ad aver tentato il viaggio nel tempo. Del resto, se io provenissi dalla generazione del mio bis o tris nipote, avrei l'accortezza di vestirmi almeno come mio nonno. Pippo, non ho capito. Le spiego dopo, firmato. Dunque, il signor firmato non è qui per una seduta. Ma come è vero il mio occhio finto? E io un occhio finto non ce l'ho affatto. Magnifico, mago, magnifico. Così finalmente potrò vedere di che cosa tratta la sua magia. Ma non la vede, già? Ma lei è... Sì. Lei è... Sì. Lei è... Sì. Un pazzo. Sì. No, no. Cioè, pazzo oggi, lungimirante domani. Vede, signor Urgada, io schiaccio gli orologi. Io ho trovato un modo per abbattere il tempo. Per una cifra irrisoria posso far guadagnare alle persone giorni, mesi, anni. Semplicemente così. Veramente interessante. E quanto tempo avrebbe guadagnato? Ah, io nulla. Questo era un omaggio per lei. Osserverà che al termine dei prossimi 60 minuti sarà trascorsa soltanto un'ora. Un'ora, guardi, guardi qua, vedrà se non avevo ragione poi, Pippo. C'è anche lei, firmato. Sì. Oh, e l'ho risolto poi quel problema con la sua ragazza. Ma io non ho una ragazza, non ancora almeno. Non fa niente. Era una donna terribilmente intrigante, sì. Almeno lui ce l'ha, una donna. E lei? Beh, c'è chi ha fortuna e chi no con queste cose. Io avevo un cane un tempo. Ah, un cane? E non è riuscita ad allungare il suo tempo? Non scherzi, Urgata. Io non gioco con il flusso della storia. E i miei clienti sanno benissimo la responsabilità che si assumono facendosi schiacciare gli orologi. Sì. E qualcosa di forte? Sì, grazie, che ho finito. Grazie. Vieni. Questo lo deve proprio assaggiare, sa? È squisito, viene da... fra 40 anni. Sì, bene. Ma dunque, lei ce l'ha o no una moglie? È curioso come dietro una parola così familiare, cara, come
Moglie, siami di spesso una scomoda realtà. Una persona viene a vivere in casa tua e non intende andarsene. Non fa una piega, amico mio, no? Io conoscevo uno una volta che voleva mettere una pietra sopra il suo rapporto da tempo in crisi, e allora ha preso un masso grosso così e ha fracassato il cranio della vecchia, gli ha dato uno BAM così. Sì. Ebbene dunque, signor mago. Oh, Attilio, la prego. Attilio, volevo sapere se è possibile assistere a una vostra seduta. Mi scusi, Pippo, posso chiamarla? Prego, prego, prego. Mi scusi, Pippo, ma per sedute come quelle del suo amico debbo usare la cabina magica. La cabina magica. Ah, la cabina magica, capisco. E quindi possiamo depennare, questa storia dello scetticismo? Depenni, depenni, depenni. Vuole depennare anche lei, firmato? Oh, ma magari. Depenni, questo. Depenni. È ancora vivo, depenni. Sì. Bene. Sì, mago, ma la seduta? Ah, sì, sacrosanto. Cominciamo subito. Sarà questione di pochi secondi, o di minuti, o di ore, chi lo sa. Tempoli. Lei aspetti qui. Attenderò qui, pazienza. Ha depennato abbastanza? L'ho depennato. Bene, ancora. Allora mi segua, andiamo. Perfetto. Ripeta con me. Sì. Sangadrava. Sangadrava. Un slova, sidido, sidido, e giù di lì, pronto? Pronto. Firmato Tettamano? No! Mago Arboncelli si imbosca le lettere di richiamo alla leva di quel coglione. Già finito. Mi sento già meglio. Vedrà che per un'altra settimana non avrà nulla da temere. Va bene, caro Attilio, un onore davvero. Sì. Poi se la prossima volta vuole allungare di un mese intero le farò un prezzo speciale. Grazie. Adesso mi dispiace congedarmi, ma ho degli altri orologi da schiacciare, sapete. Va bene, sì. Comprendo benissimo. Attilio, arrivederla. È stato un piacere nostro. Ma maestro, non mi diventi troppo famoso, non avrò più soldi per pagare. Ah, non tema, firmato per lei, avrò sempre un trattamento di riguardo, eh? Grazie. Bravo. Grazie. Perfetto. Che razza di gonzi. Firmato, io mi ostino a contrariare. Con che proprio osa a contrariare adesso, così? Arboncelli un cialtrone. Sì, certo. Sì, oh, perché? Guarda questa. Oh, ma delle lettere per me. Quante? Ebbene, non capisco. Ma certo che non capisce, lei è un idiota. Firmato, Arboncelli si imbosca le sue lettere di richiamo alla leva. Deve portarle subito all'autorità prima che l'arresti. Firmato. Io non dispenso mai consigli ad alcuno, però la voglio aiutare perché lei è mio amico e non sia mai soprattutto che mi si creda suo complice in qualche modo. Deve andare subito. Sì, sala di spettore a tutte altre schiave! No. E sono venuto già che stare a Tettamanzi! Ehi, che dissertore dell'esercito strumentale! Firmato! Oh mio Dio! Buona fortuna! Oh mio Dio! Buona fortuna! No! No! Tettamanzi! No! Lei stava cercando di occultare le lettere imperiali! No. La dichiari in arresto, ma è omicidio! No! No! Non è vero! Urgare! Imbecille, vieni! Non fate quelle facce, però. Che cosa avreste fatto al mio posto? Secondo,
detto qualcosa di forte. Fatti aventi luogo 2 anni più tardi rispetto a quelli precedentemente inscenati. Dalle vacanze estive. E mi ricordo che stavo giocando e lui stava lì seduto e io gli pestai forte un piede, così senza volerlo, involontariamente. Qualche mese dopo quel piede andò in cancrena e il mio genitore morì. Mamma! Non uscirai con quella sverdurata, finiscila! Senti, mamma! Mamma! Il fatto che Giovanna pulisca i cessi all'ippodromo non significa che non si meriti il tuo rispetto, però! Allora non mi hai sentito, Filippo Urgada. È per amore, sai, del nome che ti ha dato il tuo povero, povero defunto padre, tu cambierai il registro! Basta! Uno non può avere l'ansia, però! Signorina Urgada, vivrebbe più tranquillo facendo felice sua madre. Mia madre è un feroce animale sguinzagliato dalle viscere dell'inferno e lei dovrebbe badare al suo. Il tè, veloce. No, Otra? Sì? Ho cambiato idea. Mi porti qualcosa di forte. Sua madre mi ha ordinato di non servirle alcol perché dice che lei ha un problema. Giunone, certo che è un problema, lo sto bevendo. Penso che sua madre volesse dire proprio che lei non è mai sobrio. Ne adoro essere sobrio. È sempre il momento di cominciare a bere quando si è sobri, no? Vabbè. Facciamo come dice la babbione, il tè andrà bene. Sì. Odio essere manipolato così. Soltanto le persone prive di ispirazione si lasciano dire cosa devono fare. Dico, se un attore di questa importanza, un uomo così importante, Pippo Urgada, il divo leggendario. Ma l'arte saprà difendersi. Sì, vedremo. Otla? Sì? Tu mi devi scusare. Tu? Su, via. Quanti anni sono che sei al mio servizio ormai? Beh, nemmeno 6 mesi. Esatto, nemmeno 6 mesi. Eppure io... Lascia stare. No, 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 che cosa stava dicendo, signorina Urgada? Pippo! Chiamami Pippo. Oh, Pippo, che cosa stava... Stavi, dammi del tuo, Otra, Otra. Sì. Vieni, dammi una mano. Dammi quest'altra mano. Otra. Tu mi comprendi, tu sei una ragazza così semplice. Otra, che cos'è per te una buona persona? Sì? Allora, una buona persona è qualcuno che consideriamo migliore di noi stessi. Esatto, questo è il mio problema, Otra. Sì. Chi è migliore di Pippo Urgada, Otra? Chi? Otra, tu mi comprendi? Sì? Tu mi porgi le battute su un tale piatto d'argento che sembrano scritte da un perfetto idiota, Otra! Otra. Sì. Otra. Oh. 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 No, non faccia così! Oh, no, tu sarà qui a momento! Otra, no. Tu mi hai guardato, lo so! Davvero? Otra! Non lo senti? Che cosa, caro? Opulenti banchetti di grassoni che ruttano nelle loro finanziere cantando verdi! Oh! No, 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 no. Tu, tu, tu,
Paolino, ma non lo vede che sto cuccando? Ah già, scusi. No, signorina Urgada! Sua madre è stata assassinata! Oh. Otla? Sì? Portami qualcosa di forte, ora. Per tutta la vita ho indossato una maschera. Non sono mai stata sincera con me stessa, sempre intenta a compiacere gli altri. Ho sposato un uomo ricco, un coglione, e ovviamente mi sono fatta subito mettere incinta. Dopo aver dato alla luce Pippo, ho riversato su di lui tutte le mie aspettative. Così posso vantarmi di aver fatto almeno una cosa tutta da sola. Ho bastonato un asino per metà della mia insipida esistenza. Sapete, sono morta più povera di come sono venuta al mondo. Dimenticavo di raccontarvi che dopo quell'affaraccio di Tettamanzi la mia carriera d'attore ha preso una brutta piega. Dunque ho dovuto trovare un'altra fonte di denaro. Ricordate il mago Arconcelli? Bene, l'ho convinto di essere ancora in possesso delle lettere per firmato. Quindi io lo tengo sotto scacco e mi faccio pagare il pizzo. Caro, caro, generoso benefattore, qual buon vento! Ora, vecchio mio, un monsone! L'aria di uno che ha vinto la lotteria. Cagnaccio. Invece lei dà l'impressione di avere di attendere la visita di nostro zio. Su via, non sono forse io la fortuna della sua attività? Ma certo. E da quando mi ha fatto pubblicità presso tutti quei fessi, cioè voglio dire tutta l'alta società, non ho più un buco libero in agenda. Ed ora che la vecchia non c'è più. Ah. Eh? Che cosa le piglia, Concelli? Io? Sì. Nulla. Nulla, nulla. E diceva? Dicevo che mia madre è morta. Mi dispiace. Cioè, volevo dire condoglianze. Del resto, il tempo arriva per tutti prima o poi, dico bene. Se non lo sa lei. Sì, certo. È una disgrazia, sa? Un assassinio. Un assassinio? Non ho mai accennato al fatto che mia madre sia stata assassinata. Le voci, Pippo! Le voci! E non dimentichi che io sono un grande mago! Sì, va bene. Beh, fatto sta che adesso io potrò godermi la mia cospicua eredità e lei potrà avere tutti i profitti delle sue sedute, no? Ah, questo è molto gentile. E in ogni caso insisterò per corrispondere lo stesso una somma adeguata. No, Attilio non ve ne sarà bisogno. Insisto, sa? Insisto. Va bene, mi tocca andare. Sì. Devo organizzare le esequie della vecchia. Le esequie... mi dispiace. Arrivederla, Attilio, mi stia bene. Se n'è andato. Perfino tra le donne, in poche,
sanno che cosa significhi fare la puttana. Qualche giorno più tardi. Grazie, pesciolino. Come sei forte, tuo caro! Arrestati! Bruscamente, ho detto. Oh. E vieni qua. Sì. No, qua. Ah. Qua. Cara Otra, il testamento lo leggeranno martedì. Oh. Dopodiché ci renderemo, non ne posso più di stare qui. Basta. Oh, povero caro, devi soffrire tanto. Sai, questa notte sono entrata in camera tua e ti ho guardato mentre dormivi. Mm. È così dolce guardare la persona amata mentre dorme. Perché quando si sveglia vada subito a lavarsi i denti. Vado, eh? Vai, sì, sì. Sì. Non vorrei che Paolino potesse vederci di nuovo. No, no. Ecco. Oh, c'è un telegramma per lei, signore. Comunque li ho visti. Grazie, Paolino. Per via della mamma, vero? Adoro queste leccate di culo da parte di gente che non conosco, mi danno qualcosa da fare. Sì, signore. E per... poi sono anche tante, le pare? Una quantità sbalorditi. Troppi, troppi telegrammi, troppi, troppi, troppi. Bene. Come va con la vecchia ciabatta, Paolino? Ho qualche acciacchetto, signore, grazie, ma piuttosto bene. Non intendevo sua moglie, parlavo della ciabatta che stava aggiustando l'altro giorno, Paolino. Ah, quella è a posto, grazie, signore. Bene. Ma guarda, ecco la tipica testa di cazzo che viene... Prego, signore. No, c'è un coglione che sbuca con la testa dal cespuglio e guarda verso dentro. Forse non mi ha ancora visto, Paolino. Oh, mi sono accorto di lui, signore. Naturalmente ho provato a scoprire chi è, ma tutte le volte mi è sfuggito come un gatto. No, speriamo nessun creditore, Paolino. Fino a martedì non vedrò un soldo, sa? Non penso che un creditore scapperebbe a quel modo, signore. No? Vero? Signore... Ma la vuole sapere la cosa più interessante, la cosa più divertente? Mi dite. Pare che se la facessero tutti. Chi? La mamma. Sono quasi tutti amanti a scriverle. E nessuno sapeva degli altri. Anzi, mi fa strano che questa lettera sia arrivata senza un ettolitro di acqua di colonia o un bouquet di fiori. No! Oddio, Paolino, no! Porto qualcosa di ma morto, ma porta signor. Qualcosa di forte, certo! Oddio, no! Perché Paolino... Bene, è arrivata, signora. Ti becco tu. Paolino voleva mostrarmi una cosa sotto al tavolo. Giusto, signore.
Te l'ho detto che non c'era niente sotto al tavolo, Paolino. Polvere, soltanto polvere. Volevo mostrarmi la polvere, sono nuovi questi due? Dove è finito lo scelto? È scappato, zia. Scappato? Sì, credeva che nella ghiacciaia albergasse un arcigno djinn. What? È un demone della cultura preislamica, zia. Hai finito di pulirti il culo con gli asciugamani? Non dico! You know what I mean? Non ti chiedo neanche come stai. La puzza di whisky, peraltro, Massimo si sente fin dalla porta. Infatti ne convengo subito, correrò subito a fare una doccia, zia. Aspetta! Ma è di questo che deve adorare un vero uomo. Filippo, hai proprio le palle di tua madre. Le palle di mia madre, grazie. Come la chiami questa sciacquata? Prego? Mi chiamo Otla. Che nome del cazzo? Portami qualcosa di forte. Harry Hot, Otla. Nome di una... Filippo, what the hell è successo a mia sorella? Lo spieghi a zia? Hanno sparato a mamma nel parco, ciao zia. Imbecille! Io questo lo so già, guarda caso. I dettagli! Non sono mica venuta qui a perdere il mio tempo! Io ho fatto chiamare il meglio del meglio del meglio perché il caso sia risolto immediately! Come? Con un telegramma! No, voglio dire, chi hai chiamato, zia? Il tappezziere! Madonna... Ma un investigatore, Filippo! Chi vuoi che abbia chiamato celebro reso? Dov'è Outla? Eccomi! Eccomi, signora! Posa qui e levati dalle palle. Sì. Ma dove l'hai trovata questa squinzia? Vabbè, non importa. Tanto domani sarà qui il grande ispettore Goebbels. Arthur Theophilus Goebbels? Da. Zia, i suoi metodi sono troppo poco ortodossi per la casa di mia madre. Pare che dovrò disapprovarti, Lui disapprova? Non lascerò che un cucco venga a ribaltarmi il cassetto delle camicie! Lisa Dumbi! Felipe Orgada! Tu non mi impedirai di scoprire cosa è successo a mia sorella, tanto alla fine non avrai neanche un soldo. Sì, ma ti rendi conto che parli come se avessi ucciso io mia madre? E ci mancherebbe altro con quello che hai fatto patire a quella poor donna di tua mamma e a quel poor, poor, too much poor padre defunto. Tu credi di stare nel testamento, Filippo? No! Filippo, tu sei un individuo di serie B! Ma come ti permetti? Che dici? Io sono Pippo Orgada, il grande attore, il grande amplessista! Otla, è pronta la stanza, honey? Sì, signora! Grande amplessista, senti, non mi sembra che ci sia altro da aggiungere, no? Domani sarà qui l'ispettore. Preparati, amplessista! Sono uno scemo infantile. No, in realtà non lo so chi sono, mai saputo. La mia famiglia, come quella di Pippo, aveva programmato tutto per me. Ma Pippo è un ribelle. E per questo l'ho preso a modello, l'ho seguito e adorato, cercando di capire come farmi accettare. E come accettarmi. Ma Pippo mi ha respinto. E ho creduto di trovare rifugio nella magia di Arboncelli. Mi serviva tempo, mi serve tempo. Però questo sì, ho sempre avuto fortuna con le donne, almeno fino a quando ho incontrato Otla. Pensavo fosse come tutte le altre. Sapete, a quasi tutte le donne piacciono gli scemi infantili. Risvegliano la bambinaia che è in loro. Sì. No, in realtà io non ci capisco nulla dell'amore. Però ho perso la testa per lei. E se non fosse per questo... Oggi sarei un militare in carriera, molto più ricco e potente di quanto sia mai stato Pippo Orgada. Beata la doccia, chi se la fa? Pocketi, 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 pa. Dove lo shampoo? Ah, eccolo qua. Pocketi, pocketi, pa. Abocelli Labra! Chi è? Cretino! Gli avevo detto di non ritornare fino a quando non si fossero sistemate le cose! Sì, sì, e io non avevo previsto che Otto si sarebbe messo a farsela con Urgata! Arboncelli, io non resisto, La rapirò! Per Dio, ma cos'è? Ammattito! Vuole mandare a monte tutto!
Scusa se ci ha fatto ormai mezzo paese proprio secondo i nostri piani, che cosa le frega di Urgata? Non importa, lei è mia! Arboncelli! Ah, e la riavrà non appena il nome degli Urgata! Oh, Urgata! Sangue maledetto! Sì, lo so, crede che per me sia stato facile, eh? La lasciarmi ricattare da quel tipo per ben 2 anni! Lei? Lei? Io sono ricercato, rischio il cappio al collo, il capestro! Se scapperà al momento opportuno. Uno. Abbiamo pianificato tutto, no? Tutto, no? No, sì, sì. Abbiamo pianificato tutto. Sì, beh. Sì, credo. Firmato, io lo voglio calmo e tranquillo. Calmo e tranquillo. Non si preoccupi, non si fa niente così. Ho già schiacciato qualche sveglia. Così stanotte potrà dormire qualche ora in più, eh? Maestro! Non mi tocchi la barba sempre! Grazie, maestro! Sì, sì, adesso fuori dai piedi, grado, e anche i capelli. I capelli? Sì, qua, va, va. Grazie, sì, mi scusi. Grazie. Vada! Allora, sono al ristorante con una tipa, no? E fila tutto liscio. Quando alla fine della cena, appena finito di mangiare, mi viene mal di pancia. Allora le dico, scusa, ci metto un attimo. E schizzo in bagno a scaricare chili e chili di... Tutto sudato, ritorno da lei e le faccio... Un vecchietto! Sì, mi ha trattenuto nel corridoio per un po'. Lei... mi guarda, il sorriso più dolce che abbia mai visto, e mi fa... Non so perché, ma mi piace. Sapete, quasi tutto quello che crediamo dipende da un punto di vista. Il mio è quello di aiutare la gente a sentirsi libera. Per altri invece sono soltanto un cialtrone. Ma no, non è vero, dai. È che cerco solo di convincermi. La verità è che non so fare altro. È tutta la vita che ho recitato questa commedia. E ci crederete? Non so perché, ma mi piace. Maledetto, questo non vuole proprio andarsene, eh? La gente ama farsi molestare, non è questo che dici sempre tu, caro? La gente, appunto, me sono Pippo Urgata, il grande attore, il divo, il genio! Senti, caro, forse smetterà, no? Sarà costretto prima o poi, ma tanto io penso di averlo già visto da qualche parte, l'ho già... Sì, lo conosco, sì. Ma caro! Non succede sempre così quando vediamo un senza tetto? Siediti. Oh, sei proprio pazzerello. Più forte. Oh, ho venduto il mio senno per te, femmina. Non avevi niente di meglio da fare, da dire? Otra. Perché mi parli così? Non mi vuoi più bene, forse? Ma lo sai che vieni a trovarmi in tutte le mie fasi REM del sonno? Anche tu? La prossima volta levati dagli avanti i piedi. Lavati i piedi? I piedi. Ah, vuoi giocare? Sì! Senti! Io credo che dovremmo smetterla. Sì, beh, tua zia mi odia, non... Quella strega maledetta. Sì, troppo. Ma lo sai che è come mia madre? Sì? Solo che dice le parolacce. È andata a prendere l'ispettore con Paolino alla stazione. Senti, io sono d'accordo, tua madre era veramente una rompi... Però non se lo merita, eh? Otra! Anche tu mi vuoi legato a un guinzaglio di una borghesuccia con il cervello a forma di borsetta? No. Ecco. Fare un saltino, dico, in Italia! Era proprio la boccata d'aria che mi ci voleva, you know what I mean! Anche se il momento non è più felice, of course, ma stare un mesetto di quel mesetto lontano dal tricheco, Giovara, of course, please!
Io devo avvertire lei, signora. Quando una donna dice così di suo marito, noi vecchi cattolici si liscia i baffi. Il fatto che mio marito Goffredo ha iniziato a tendere agguati al mio puer cane Candido. È proprio un bel nome per una bestiolina. La adorerebbe, lo sa? È il migliore dei cani possibili. Sono onorato di servire una cittadina della sua levatura. Beviamo. Otla. Egidio. Otla. Egidio. Otla. Egidio. Otla. Egidio. Otla. Oh, bene. Raus. Raus. Alzati! E il cane dove l'ha lasciato? Puer cane Candido è morto d'infarto al quinto agguato di Goffredo. Meraviglioso! Ispettore, tu vuoi saltare? Ispettore, non sono sicura che lei mi stia ascoltando. Già, quando ti mangia? Ma guardi che lei è proprio dei nomi, dei modi molto strani per essere cos'è, un austriaco? Ma come ci permette, signora? Apra orecchie! Io sono qui per fare il mio lavoro! E sono io che accuso, sono io che faccio domande, capito? Tu! Portami qualcosa dalla cucina e riempi di nuovo questi bicchieri, poi portamene un altro e quindi portamene te, scatta! Egidio! Tu vado ad aspettare fuori con il signor Paolino! Avremo ancora bisogno delle tue bussole più tardi, vai! Ispettore! Yeah. Come intende procedere? Mi pare ovvio. Dovrò visitare la scena del delitto e tutto il resto. Interrogherò dei testimoni. Oh, ma non ci sono testimoni. Oh, è quello che pensa lei. La fortuna che conosco bene io il mio lavoro. Mio nipote, il figlio della defunta, Filippo Urgada. Pippo Urgada, attore. Ja, condoglianze a Urgada. Grazie. Com'è possibile che qualcuno esca da un cespuglio e ti pianti una pallottola nel cervello mentre passeggi nel parco o nell'aria mattutina? La mia povera mamma era lì per dare soltanto del becchima ai piccioni e basta. The Great Hector! E chi l'aveva accompagnata? Beh, Paolino, ispettore. Ma non ha già posto domande? Zia, di che cosa avete parlato finora? L'ispettore non svela i suoi metodi. E poi faremo tutto, ma proprio tutto, più tardi. Grazie, Herr Urgada. Mi consulterò più tardi con Paolino. Sì, ma a mio parere... Lei! Dai! Basta con le domande, temo che dovrò sospettare. Basta, Pippo! Non vorrai far sospettare l'ispettore di avere la coda di palma. Nein, via, signora. Suo nipote ha ragione. Herr Urgada, confido lei possa comprendere. Un cazzo, Goebbels! Lo sanno tutti del suo non metodo. Anzi, mi chiedo come lei abbia risolto così tanti casi in vita sua diventando persino famoso. Faccia con comodo. Spero non sia un problema per lei se me ne infischio. E il signore diede all'uomo un'intelligenza superiore, poi capì di aver commesso un errore e dichiarò fallimento. Cornacchia! Su via è Urgada. Dio ha dato a tutti in egual misura. Certo, qualcuno si è messo gli occhiali da sole e ha rifatto la fila. Mostro! Signora, mi hanno rivolto insulti peggiori e tuttavia non ho mai fallito. Non sono venuto qui con l'intenzione di deludervi, né tanto meno di compiacervi. E la giustizia è il mio scopo. Ma c'è del vino o birra? Avete birra? Otla! Oh, bene! Only one? What the fuck? Otla! Me! A mio parere,
Oh, che cosa vedo? Come, tutto bene lì giù? Già, yeah, perché? No, a parlare un afro nella sua birra lì. Scheiße, non me ne ero accorto, Gidio! A mio parere, comunque, ispettore... Filippo, basta! Sì, a che c'è? No! Che cosa vuoi? Tranquilla, la passata discussione potrebbe essere stata frutto di un banale fraintendimento, stai tranquilla. Ispettore, a mio parere, volevo chiederle che cos'è per lei un buon metodo. Perdere mio tempo. Esatto, ispettore, lei come me, un artista del secolo a venire, fiero, autoreferenziale, alfiere della propria avanguardia. Ecco te le segno, che prendiamo. Prendiamo. Filippo? Sì? Hai detto all'Atla di tenere quei biglietti per la mamma? Certo, intendevo consegnarli all'ispettore dopo pranzo. Ispettore, lei deve sapere... Per niente? Ma guardi che in realtà... Ma cosa vuole che me ne faccia delle condoglianze? Io cerco qualcuno che l'abbia odiata, un... movente! Sì, ma lei non capisce che queste lettere sono diamanti. Nel senso della qualità lirica o che è diventato ricco? Nel senso che presumibilmente questi uomini si portavano a letto mia madre! Vacca! Zia, non lo sapevi nemmeno tu? No! Su via, signora, non si imbarazzi! Quando ci si sposa è frequente lasciare che qualcun altro pensi al posto nostro per anni? Nessun imbarazzo! Ispettore... Goebbels. Bene, fate portare queste lettere. Sì, Otla? Sì? I biglietti, please. Sì. Sarà Egidio ad esaminarle, è un giovane ben istruito. Certo, è un po' brutto, ma gli ho insegnato tutto quello che so. Dunque, era già a conoscenza della vita sessuale di sua madre? Affatto. Avevate avuto delle discussioni in sospeso quando è morta? Beh, sì, diciamo che mia madre era arrabbiata con me perché uscivo con Giovanna, la ragazza che pulisce i cessi all'ippodromo. Ma in dottorgata! Come potrei mai sospettare di lei? Mi trovo di fronte a un vero gentiluomo! Oh, 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 oh! Bella e brava! Oh, oh. Egidio, pensi di poter esaminare queste lettere entro le 4? No. Beh, sarà meglio per te o per questo mese, niente baldracche. Fila. Bene. Ispettore. Yeah? Desidera andare al parco? Oh, yeah, ma la vecchia non viene? No, la vecchia non viene, sai, è stanca. Deve riposare, viene dall'America. Paolino? Sì, signore. Desideriamo recarci al parco, per favore. Magnifico, signore. Vado subito a scaldare la macchina. La macchina, Francesca. La macchina di nuovo! La macchina! La macchina! Sì. Il coppio! Il coppio! Francesco, sei mesi. Il coppio! Ogni volta, però! Andiamo avanti, andiamo avanti! Sei sola! Ah, firmato, devi andartene! Ma come? Ora che la vecchia è morta, ce ne possiamo andare insieme! No, no. Non sei felice? Ho aspettato per giorni che quelli ti lasciassero da sola! Firmato! È finita! Come? Finita! Ma come? Otra, vuoi mandare tutto a monte? Noi avevamo un piano, 2 anni di prigione e pochi giorni per mandare tutto a puttane! Firmato, basta! Non ci sento! Maledetta! Oh, firmato, basta! Ora che l'ho data a mezzo paese facendomi chiamare signora Urgada! Urgada! Sangue maledetto! Oh, tutti i debiti adesso saranno! Pensi che non abbia visto quella ricca cicciona? Se ne accollerà lei! Oh. Io voglio che Pippo... Pippo! Dunque, ispettore! Molto bene, a Urgada non serve altro! No! Mi consulterò più tardi con Egidio e tra un'ora... Tra due... Aperitivo. Per ora di cena avremo l'assassino. Ah, bene. Beh, sì, sì, è proprio intanto, ispettore. Detto, ispettore, ha detto, vai via! Mi dispiace, ispettore, che da noi qui la polizia sia incompetente. Hanno cancellato ogni traccia appena hanno portato via la salma. Su via è Urgada. Dove vivo io la prassi non è tanto diversa. Si
Sì, rilassi. Sono un po' ansioso, ispettore. Beh, allora ci vuole qualcosa che placchi in attimo? Sì, Otla, sì? Dove stai? Qui. Ah, e che fai l'imparata? Portaci qualcosa di forte, vai! Sì, subito! Sì! Vada! Terzo, ovvero la riscossa dell'uomo che schiacciava gli orologi. Avevo 7 anni ed ero andato al lago con i bambini della colonia. Le amichette mi chiesero di mostrargli il mio cetriolino e io mi sono spogliato. Poi una suora ci ha scoperti e ci ha riempiti di botte e mi ha rotto questa gamba, che è così da allora. E mi è costata anni e anni di prese per il culo da un pacchio di bulli. Un po' alla volta ho capito che la mia missione nella vita sarebbe stata quella di sottomettere certi esseri umani che mi disgustano. La mia fortuna esiste grazie a tal fatta di gonzi. Quelli un po' più svegli dicono che io sono un falso e che non sono veramente io a risolvere i miei casi, sì. Eppure io ho raggiunto la gloria in vita, io sono già eterno, voi siete tutti morti che camminano. Signor Mago? Sì? Dica pure, signora. Scusi se non le apro, ma sono tutto nudo. C'è Urgada alla porta. Sì, arrivo. Lo faccio entrare. Urgada! Arrivo subito! Nella cabina magica! Nella cabina magica, tutto avanti! Nella cabina! Un attimo, arrivo subito! Faccia entrare! Potete entrare! Signora! Le sembra un atteggiamento cauto il suo? Andiamo. Alla sua età le giocherebbe una bella vacanza in un orgolo, pazzarella! Benvenuti nel tempio del grande mago Arboncelli! Sì, va bene, mago. Le ho portato un mio carissimo amico assetato di conoscenza. Ah, troppo onore. Dai, aspetta a parlare! Io sono un uomo di scienza! Ma mi ha colpito molto quello che mi ha raccontato Pippo riguardo i suoi studi. Io mi ritengo un pioniere e un maestro dell'allungamento del tempo. Ecco qua. Signor? Ispettore Arthur Theophilus Goebbels. Ispettore Arthur Theophilus Goebbels. Polizia from Trieste. Che cosa diavolo era? I signori mi dovranno perdonare, ecco, ma mi avete colto proprio nel bel mezzo di una seduta. Quindi... Il suo cliente deve essere in profonda trance. Interessante. Sì. Possiamo assistere? No, devo pregarla di non entrare, ispettore. Ecco, non si può disturbare una trance. No. Non sia idiota. Mi faccia passare, sono pubblico ufficiale, mio dovere guardare. Non mi trattengo, temo che dovrò sospettare. Mi spiace. Bene, ti sposti. Nulla di strano, La mia è una scienza neonata, capita talvolta che uno dei miei clienti possa cadere in una crepa del tempo che li può portare più avanti o più indietro. E molto probabilmente a quest'ora il signor... Palma? Palma? Caboto? Caboto? Mm. E nel
il suo soggiorno e per lui adesso è ancora l'ora di pranzo. O è già l'ora di cena. Un prodigio, sì. Una domanda. Zitto! Io posso sospettare, Zola, io posso fare domande, capito? E chi mi assicura che il suo cliente non è andato né troppo avanti né troppo indietro? Ah, ma questo non è possibile, vede, ispettore, il signor Palma Caboto non può essere andato più avanti o più indietro dell'orologio di 3 ore che ho schiacciato per lui. Il signor Palma Caboto ha anche un nome assai strano. Vengono da molto lontano per me, la fama dei miei studi è internazionale. Molto interessante, la tornerò a trovare. Pippo, mi dispiace, ma temo che dovrò recarmi in un paio di posti. Le ho promesso un assassino per cena. Ah, sì, certo, ispettore, andiamo subito. Sì. Ma Attilio, arrivederci. Arrivederci. Sì. Poi mi spiega cosa diavolo succede. Sì, sì, sì. Grazie, grazie, signori, per questa gradevolissima visita. Cidio, vieni qui! Vieni qui! Ecco, la casa del grande mago Arboncelli è sempre aperta per voi, gentiluomini! Sì, se Campai! Sayonara! Hasta la vista! Idiota! Si è esposto troppo, le avevo detto di aspettare! Ma io che ne potevo sapere! Io dovrei ammazzarla e poi scappare a mia volta! No? Prima la zia, dannazione, adesso lo sbirro! Ah, lo sbirro, no! Ma sì, sì, lui è il problema minore. Basterà che usi la mia barba finta. No! Ma è incredibile! Ma io non me ne sono mai accorto! Ma quindi lei è per davvero un abilissimo cialtrone! Non confonda con la mia magia, la messa in scena che devo fare perché la gente mi dia credito. Su, su via, si sfoghi un po', schiacci qualche orologio perché abbiamo bisogno di tempo per pensare al da farsi. Mi sembra chiaro che con questa novità il mio geniale piano finirà con l'essere una vittoria mutilata. Quando si parlerà della signora Urgada, il nome di Pippo verrà coperto di vergogna. Ma la zia si accollerà tutti i debiti e lui continuerà a chiedermi il pizzo. No, lui deve finire al fresco. E la soluzione può essere una sola. Zia, parli come se l'avessi chiamato io. L'hai chiamato tu l'ispettore, non io. Io? Eh sì. Me, myself and I? Oh, zio. Vabbè, qualcuno si sbaglia, no? Si può sbagliare qualche volta. Avanti. Qualcuno si sbaglia, prendo una cosa. Chi c'è? Iago del Haber. Oh, ecco Iago. L'ispettore, salve. Già. Yeah. Il caso è risolto, Pippo. Magnifico. Già. Io mantengo Cicchio. Io mantengo sempre le promesse, dopo lunghe, interminabili, stancanti, profonde, artistiche ricerche,
Ho raccolto fatti e prove. Mm-hmm. Fatti che puntano Zola ad una persona. Lei! Ma non lei, imbecille, lei! What the fuck? Yeah. Oh, questo è interessante, Arthur. Sentiamo, vai avanti, continua, dai. Tipo, sì. Nessuno potrebbe sparare in testa ad una vedova per gelosia. Solo il denaro poteva motivare una pallottola del genere. E chi? Se non una zia bisognosa di denaro per curare le malattie mentali del marito. Chi? Se non la persona che mi ha ingaggiato credendo tanto geniale da poter depistare il più grande detective al mondo! Fantastico, Arthur! Grazie! Ah, ci arresta! Arresta, Antigio! Vai, blatta! Tangero! Mignatta che non sei altro! Firmato! Egidio, Raus! Raus! Firmato! Che piacere, poteva almeno bussare dalla porta. No? Sia zitto! Odla, andiamocene! E tu chi saresti, stronzo? L'ho presentato io, il padre di Pippo, a mia sorella maggiore. È il mio ultimo ricordo felice, quella sera, quel ballo, in paese. Una calda, profumata sera di luglio. Tutto perfetto, troppo perfetto, vero? Lui era ricco, ma anche bello. Lo volevamo tutte. Ed io, che del paese ero la più simpatica e sveglia, ma anche di gran lunga la più carina, ecco, mi sono fatta avanti per parlargli. E lui mi ha preso e poi abbiamo ballato. Ma non era me che voleva. Tutta quella gentilezza era perché gli presentassi mia sorella maggiore. Non lo so, signora. Non ho mai capito perché abbia preferito lei. Lei era così noiosa, così... Non ha mai mostrato la minima gratitudine per il favore che le avevo fatto. Ed io, cretina, ecco, sono anche tornata a trovarla. Ho ricevuto solo malsopportazione da chi mi aveva rubato la vita. Anch'io, sai, avrei voluto fare la signora. Sì, prima. Prima. Poi... Ho rifiutato quel mondo, che era anche il mio mondo, e me ne sono scappata in America. Ho fatto la spogliare di... Ho fatto la cameriera in un nightclub. Io che neanche bevevo prima, io che ero una ragazza ingenua e semplice prima, io che anch'io avrei voluto fare la signora prima, prima di partire. Questa volta ho affogato il mio ultimo marito in piscina. Perché l'ho fatto? Perché sono tornata qui anche questa volta? Per denaro, dice? No. Perché volevo cancellare tutto. Forse ho creduto che sarei tornata giovane e bella anch'io. Sarei sbarcata e sarebbe stata ancora quella sera del ballo di tanti anni fa. E invece quanti mariti e anche quanti amanti, perché non bastano mai, e gli amici e i parenti, tutti falsi. Ora li vedo disperdersi in un rasserenante oblio. Ora nessuno piangerà la mia morte. Ora non mi interessa più niente. Maschere. Siamo solo inutili maschere. So di che cosa parla. Ma di Odla, maiale, di Odla. Lo dovrei dire della signora Urgana. Non esageriamo adesso, signora Urgana, addirittura. Ma dimmelo, di che mestiere facevi, Odla? Ma firmato basta, Ma tutti quei biglietti per sua madre erano in realtà per la sua nuova fidanzatina Odla e non per sua madre, sa? Era lei che vendeva il suo corpo qui tutte le notti facendosi chiamare signora Urgana. Ah, beh, è un'idea eccellente. Infatti lo sapevo che Odla è veramente una ragazza intelligente. No, io ho fatto in modo che lei lasciasse il bordello per venire a darla via qui tutte le notti. Io ho sparato a sua madre. Perché? Mi chieda perché? Perché questa storia mi sei tutta fuori insieme ai vostri ingenti debiti, facendo cadere lei e il suo nome
in disgrazia. Ora tutti penseranno che lei è uno squattrinato figlio di mignotta. No, ma infatti è veramente ingegnoso. È un piano veramente ingegnoso. Sì, sì. Vieni via, Otra, lascia questo di scuola. Pippo, mi dispiace. Stella, non ti preoccupare, se la vedi. E comunque, sappia che questo è stato tutto un piano del grande... Del grande mago Arboncelli! Che ci ha ripensato, signor Urgada? Paolino? Vieni, vieni. Ciao. Orca Troia. Informa immediatamente Goebbels che il mio caro amico Attilio Arboncelli ha appena arrestato la corsa dell'assassino di mia madre e mia zia. Vai! Ah! Sempre le mutande da piccola e mi vergognavo di farle lavare a mia madre. Le ho buttate un sacco nel cassonetto della carta. Beh, volevo dire anch'io la mia. Quindi Paolino, le spiego tutto. Mia madre voleva che la zia Margery pagasse i debiti, ma pare che né lei né il marito navigassero in buone acque. Anzi, le dirò di più. Si siede però, si siede. Tre giorni fa è stato trovato morto il marito nella loro casa in Florida, annegato nella piscina da una settimana. Dunque, signore, ora sarà la famiglia di Teta Margery a pagare, no? Proprio così, le dirò di più. Riceverò una quantità spropositata di quattrini. Sa la storia del dramma, i danni. Ma è magnifico, signore. Ma perché non si rimette a scrivere spettacoli? Potrebbe prodursi di lei qualcuno per cominciare. Sai, ero un suo grande ammiratore prima di venire a lavorare qui. Paolino, troppo buono. Però sa qual è il problema? È che la mia unica grande fonte di ispirazione era Teta Manzi. Un torpedo di fama, ma un gran coglione. Vabbè. Ma sono sicuro che... mettendosi in impegno troverebbe nuove idee, signore. La storia ogni tanto partorisce un fortunato fanciullone come lei e gli fa dono di tempo e di talento. Grazie. Un po' qualcosa di forte? Grazie, signore. Aspetta. Ci sono. Olio. Grazie. Qualcosa di forte. Due punti, ovvero l'uomo che schiacciava gli orologi. Se il nostro spettacolo vi ha dato fastidio, sappiate che in parte il nostro scopo è raggiunto. Io sono qui per voi. Diciamo per fare un sunto. Dunque, mettetevi nei panni del giovane Egidio. Ogni giorno vi tocca stare zitto, fa il valletto. E a queste persone non importa cosa penso, né se un gesto o un motto per me abbia senso. Cosicché, ad osservare mille maschere, mi diletto. Quasi nessuno di noi è mai del tutto sincero. Per vanità, cattiveria, rabbia o un segreto. Anche a me tocca far finta di essere discreto e tutti quanti si ingegnano da matti per dire il proprio vero. Ah sì, la cornice che vedete distingue il vero dal falso. Non è perciò un normale adornamento, ma il nostro geniale sverdurato esperimento, signore e signori. Ognuno a dire la sua recita. Bravo Oskarzen! Come dite? Non state capendo nulla? Beh, io più di nessuno intendo fare a meno, ma neanche annoiarvi assistendo alla vicenda! Ok,
forse un pensiero piccolino lì dentro già vi frulla? Ah, ma se vi siete divertiti, tanto meglio! Io ora come sono venuto? Mi squaglio. E tra un verso e l'altro, senza sbaglio, sì, concludo la storiella. Questa frottola monella, che per pancia e per budella vi ha smudati. Pulcinella! Thank you.